Nel terzo trimestre del 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in Italia è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,2%, rileva l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. La propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 6,9%, in aumento di 0,6 punti sul trimestre precedente, mentre il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici è cresciuto dell'1,3% a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,5%. Due donne sono state trovate morte a Naro, Agrigento, in due case poco distanti tra loro. La procura indaga per duplice omicidio. Il corpo di una delle vittime, la 57enne Maria Russa, era carbonizzato. Lo hanno scoperto i vigili del fuoco intervenuti nella notte per un incendio in vicola Venia. Poco dopo, in via da Vinci, è stata ritrovata morta in un lago di sangue la seconda donna, la 58enne Delia Zarniscu. Entrambe le vittime sono di nazionalità romena, si conoscevano e avrebbero avuto le stesse frequentazioni. Da Messina sono arrivati i carabinieri del RIS per i rilievi. Un uomo ha gettato la propria figlia di 5 anni dal balcone al primo piano di un'abitazione, poi si è buttato a sua volta tentando il suicidio. Era separato dalla moglie e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie. È accaduto a Cinto Caomaggiore, nel Veneziano. La piccola è rimasta cosciente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso, in codice rosso, per un trauma cranico. Le sue condizioni sono in progressivo miglioramento, non sarebbe in pericolo di vita. Il padre, illeso, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Il governatore della regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, colpita da sempre più intensi attacchi di Kiev, ha chiesto agli abitanti del capoluogo regionale di lasciare la città per proteggersi da eventuali esplosioni dovute ai bombardamenti. La città russa di 300.000 abitanti è stata più volte presa di mira in attacchi da parte delle forze di Kiev. Per questo motivo ha rinviato la riapertura delle scuole dal 9 al 19 gennaio. È stata rinviata a aprile la prima sessione delle prove d'accesso a medicina prevista per febbraio. La ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, vuole che il sistema del TolkMed, adottato lo scorso anno, sia archiviato già dalle prossime prove. Proprio per questo l'operazione richiede del tempo in più per consentire alla società che lo gestisce, Cisia, di aumentare il numero delle domande per permettere di aprire e rendere pubblica la banca dati. Dopo un'azienda di occhiali, un altro sponsor lascia Chiara Ferragni dopo il caso del Pandoro Balocco. La Coca-Cola infatti avrebbe fermato lo stop con l'influencer che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio, poco prima dell'inizio del prossimo Festival di Sanremo. Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre, si legge in una nota della Coca-Cola. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti. A 3 anni dalla morte di Diego Armando Maradona, i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso degli eredi contro una presunta evasione fiscale che si aggira sui 37 milioni di euro. L'avvertenza è legata ai compensi versati dal Napoli al campione argentino nella seconda metà degli anni 80. Nei pagamenti dei diritti d'immagine su conti esteri da parte di due società straniere si configurò un'evasione fiscale all'epoca di 40 miliardi di lire, poi lievitata negli anni a 37 milioni di euro, più di metà dei quali in interessi di ora. A Parigi, per la cerimonia funebre dell'ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, il ministro degli esteri Antonio Tajani guarda ad un'Europa che rappresenta una speranza per tutti, senza rinunciare alla nostra identità. Il tema è quello del futuro. Dobbiamo guardare ad un'Europa che rappresenta e deve continuare a rappresentare una speranza per tutti quanti noi, un'Europa che deve essere migliorata, un'Europa che deve avere una sua vera politica estera, un'Europa che deve avere un suo esercito, era anche il grande sogno di Silvio Berlusconi, nel quale io credo profondamente, un'Europa protagonista che permetta a tutti quanti noi di poter essere nel momento della grande sfida globale meglio tutelati. Essere europeisti non significa rinunciare alla nostra identità di italiani, ma se si è buoni italiani si è anche buoni europei. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che vedrà un centro di bassa pressione posizionato proprio sull'Italia, anche piuttosto profondo, condizionerà il tempo sul nostro paese con maltempo in diverse regioni. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista con nubi un po' dappertutto, come vedete. In giornata poi è atteso un parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest, ma in generale sarà una giornata davvero molto variabile e instabile. Precipitazioni diffuse da nord a sud, con i fenomeni più intensi sulle regioni di nord-est e sul medio-alto Tirreno, ma un po' ovunque converrà tenere l'ombrella a portata di mano.
Quindi in definitiva sabato, giornata dell'Epifania all'insegna del maltempo, con solo un parziale miglioramento in giornata sulle regioni di nord-ovest. Dalle altre parti invece ombrella portata di mano, tanta neve sulle Alpi centro-orientali, mediamente oltre gli 800-1000 metri. Dalle altre parti si parla di piogge diffuse e temperature in calo. Per tutti i dettagli sulle vostre località, vista la situazione, consultate l'app di Trebi Meteo.